Ieri ho pedalato per 37 ore di fila, 700 km, 17.000 metri di dislivello nella profondità delle Dolomiti, 20 passi di montagna non stop con 40 minuti di sonno in tutto. In compagnia del mio fantastico team siamo riusciti ad aggiudicarci il primo posto dopo una serie di travagliati imprevisti, tra cui problemi meccanici e difficoltà di pianificazione. Siamo comunque riusciti a portarla a casa e a trasformare un imprevisto in un successo. Dirigendo alla partenza della Ultracycling Dolomitica 2022, sono le 9.03, alle 9.51 si parte. Let's go. Ieri siamo partiti alle 9.51 da Vittorio Veneto per affrontare il primo passo di montagna e subito siamo partiti a causa appunto di una mia mancata preparazione, senza traccia, quindi senza GPS caricato sul dispositivo e con la luce che avrebbe dovuto illuminarmi la strada di notte non fissata correttamente. Questo ha subito, diciamo, pitturato quello che sarebbe stato il mood per la prima parte di gara e quindi tutta una serie di ansie e preoccupazioni legate alla performance di, appunto, prolungata. Pierfrancesco Santin è partito ora per la sua Ultracycling Dolomitica! Successivamente, entro le prime 5 ore, quindi a circa 180 km dalla partenza, posto? Che succede, Piff? Abbiamo problemi meccanici, non riesco a mettere, non so come spiegarti, non riesco a mettere la corona grande davanti. Ok, vuoi che ci fermiamo? Cosa possiamo fare? Io non so mica come si risolve. Ma Dio Cristo! Prendi la prossima sponda a destra. Quindi chiedevi cosa pensare di fare. Cosa vuoi che facciamo, Piff? Dobbiamo risolvere, cioè non riesco a pedalare. Se vuoi cambiamo ruota. Fermiamoci un attimo. Fermiamoci qua. No, ma non qua. Porco. Più avanti. Abbiamo avuto un grandissimo imprevisto, un problema meccanico al deragliatore anteriore che ci ha proprio impedito di proseguire. Promettere? No, non va, Davide, non va su. E non gli dà abbastanza. Cioè, ma Dio poi, ma dimmi te. Okay. Stavamo percorrendo questo passo in salita e abbiamo notato che Piff stava guardando in basso e stava perdendo il passo con gli altri in gara. E alla fine ci siamo accostati e abbiamo scoperto che ha un problema con il deragliatore, gliel'hanno montato a quanto pare male. Il deragliatore è quel sistema che in pratica fa passare dalla corona grande a quella piccola della pedalata e così non poteva assolutamente continuare. E adesso per fortuna abbiamo trovato questi ragazzi che gli stanno dando una mano, altrimenti le cose sono due: o ci si stoppa o si carica la bici sul van, si va a un negozio di biciclette che ce l'ha giusta, però poi dobbiamo ripartire da qua e capite che la gara è fottuta in quel caso, quindi o si risolve questo problema adesso e it's done. Shit happens. Abbiamo riparato la bici. Dove abbiamo riparato la bici? A Borgo Valsugana? Non ho riprese del locale, quindi mi dispiace. Perché? Sei un coglione? Sì, lo so. Perché non hai fatto? Mi hai calato il down, scusami. Due bici a posto. Boh, aspetta, metterò delle immagini in stock di un negozio di bici a caso. Stai scherzando? No! A questo punto l'unica alternativa, anzi meglio, le due scelte erano quelle di mollare tutto o di caricare la bici sul camper, dirigerci al primo negozio di bici disponibile, risolvere il problema e chiaramente questa è stata l'unica possibilità e l'unica scelta possibile, anche perché mollare non è mai un'opzione. Si torna in gara, si torna in corsa. Sei sicuro che non voglio tanto? E prendi la borraccia davanti e fate preparato un isoccarto. Non adesso, per dopo. Certo, ma... Poi è stata una continua scalata non stop per cercare di recuperare posizioni, di cercare di fare il meglio possibile e trasformare appunto l'imprevisto in quello che a quanto pare è stato il primo posto della categoria self support under 50. Grande, bene, grande. Vuoi una felpa? Io una felpa. No, ma ho le robe. Sì, ce le ha, ce le ha. Cioè, freddissimo. Bravo, Piff. E che mi stava tremando tutto. Beh, ho visto che tu tremavi un casino, infatti ho anche detto, ma che cazzo... Siamo a un terzo, no? Come siamo a un terzo? Sì, un po' di più. Ma qui smetti di darmi solo brutte notizie. Oh, adesso c'è uno dei pezzi più duri. Sono un po' più di un terzo. Cioè, adesso è pieno di salita. Fammi vedere, Giulio. Dai ragazzi! Facile sta salita. Troppo facile, no? Sì, è praticamente pianura. Sì, no? Tutta dritta, poi bella. Allora, innanzitutto avevamo perso il Piff perché siamo andati a fare benzina. E il buon videomaker ha sbagliato strada. Siamo andati una strada completamente a cacchio, ci siamo fatti 5 km di galleria, tipo ha scelto la galleria più lunga del mondo, però vabbè, dettagli. L'abbiamo recuperato e ci ha chiesto di poter riposare 5 minuti, quindi ci siamo accostati. Mi fa... Au! Va via! E mentre si stava rifocillando, Stefano ha notato una gallina. Si avvicina e l'ammazza. E ho scoperto che Piff è terrorizzato dalle galline. Va via! Ma basta! Cosa che non sapevo. E dopo ne sono arrivate, prima un'altra e poi una terza. Pensa che è l'animale più vicino al dinosauro. Mi fa proprio paura! E penso che abbia sconfitto la sua paura. Dio, Giulio, ti prego, andare via! Questa è la cosa positiva di oggi. Come va la gara, Piff oggi non ha più paura delle galline. Giulio, ti prego, sono stanco, non posso muovermi, manda via questa gallina, mi stressa! Grande Piff, ringrazio, come ho detto alla presentazione, me stesso medesimo perché mi sono impegnato tantissimo. Ringrazio il mio team, ringrazio tutti quelli che credono in me e che insomma pensano che io sia in grado poi di affrontare delle sfide del genere. Ringraziamo anche questa volta i nostri sponsor. Sì, ho già fatto la ripresa. Bene, ringraziamo Odio il Brodo per il supporto, RS, SRL e Witness per credere in noi e permetterci di affrontare queste sfide. Ci vediamo l'anno prossimo. Ci vediamo alla prossima puntata.